per San Martino, tutti a fare un giro sotto l'arco prima di goderci un appuntamento che ormai è un rito in Romagna, coccolato come pochi perché fa parte della tradizione contadina. Sant'Arcangelo rivive da venerdì 11 a domenica 13 novembre la fiera di Bec e le corna sono il simbolo di questa festa. Vengono appese sotto l'arco, ornate dai colorati cordoni di maglia che si usavano per addobbare i forti buoi romagnoli quando venivano portati alle fiere. Sono loro a dar vita al malizioso rito, più o meno giocoso, di chi prova a passare sotto. Se le corna oscillano durante il passaggio, si deve dubitare della fedeltà del partner. Le corna restano un simbolo, ma la vera regina della festa di San Martino è la piadina con salsiccia e cipolla. Si trova un po' dappertutto, in particolare in piazza Marconi, all'osteria di San Martino, ma anche in piazza Ganganelli, in ogni via. Le cronache dell'Ottocento raccontano già allora di una fiera che era una sorta di paese della cucagna, cibi e vino in gran quantità per un banchetto aperto a tutti, in strada e nelle osterie. Il fabbro e il muratore, con le musiche d'amore, che la radio spanderà. Ci sono poi i cantastori con le loro esibizioni semplici e immediate, i loro racconti ingenui e impegnati, i loro strumenti curiosi e accattivanti. Ci riportano agli spettacoli di strada di un tempo, affascinanti e mai noiosi. Sant'Arcangelo ospita la sagra nazionale dei cantastori e gli artisti arrivano dall'Emilia, da Castelfranco e da Monghidoro. Dal Mantovano ritorna Weiner Mazza per riproporre le atmosfere uggiose dell'autunno padano. Ci sono poi i toscani, da Lucca a Prato fino a Grosseto. È l'atmosfera di un passato che ritorna solo a Sant'Arcangelo di Romagna.